Partito? Sì. Beh, allora, numero 171B, ok? Proprietà delle radici, espressioni con le radici. Come facciamo a fare radice di 75 più radice di 147, naturalmente radici quadrate, meno radice di 363? Ormai sappiamo che dobbiamo, se noi andiamo a vedere le tavole numeriche, non troviamo valori esatti per queste radici. E quindi dobbiamo agire in un'altra maniera, cioè non possiamo calcolare la radice di 75, perché la radice di 75 non è un numero esatto, chiaro? Ma io voglio un risultato esatto invece. Come faccio? Allora, la prima cosa da fare è scomporre i tre numeri che sono sotto la radice. Abbiamo che 75 scomposto in fattori primi è divisibile allora per 3, 25, per 5, 5, 5. 1. Quindi 75 è 3 per 5 alla seconda. Poi scomponiamo il 147. Il 147 è divisibile per 3. Allora, il 3 per 14 ci sta 4 volte con l'avanzo di 2, 27, 9. 49 non è divisibile per 2, no, perché ormai è già saltato, non è divisibile per 3, non è divisibile per 5, non è divisibile per 6, è divisibile invece per 7. Quando un numero è divisibile per 7, non sto lì a dirvi i criteri di divisibilità per 7 perché è lungo un chilometro, vi conviene vedere se è proprio divisibile, cioè fare la divisione e se vi viene fuori un numero intero. 49 diviso 7 mi dà 6, perché 7 per 7 è 49. Quindi 49, 7, 7. 7 più 1 e siamo a posto. 363, lo devo anche questo scomporre. 363 non è divisibile per 2 perché non finisce per una cifra pari, è divisibile per 3, quindi 3 perché la somma delle cifre è un multiplo di 3 che fa 121, eh? 121 è divisibile per 2? No, perché ormai è saltato. Per 3? No. Per 5? No. Beh, non è neanche divisibile per 7, in effetti. È divisibile per 11. I criteri di divisibilità per 11, al limite, vi andate a vedere nella video lezione dei criteri di divisibilità. Lo trovate nelle video lezioni classe 1. Allora, 121 è divisibile per 11. L'11 nel 121 ci sta 11 volte. 11, 1. Bene. A questo punto, al posto di scrivere radice di 75, io posso scrivere radice di quella roba lì, 3 per 5 alla seconda, più al posto di radice di 147, io posso scrivere 3 per 7 alla seconda. E al posto di scrivere 363, io posso scrivere radice di 3 per 11 alla seconda. Ok? A questo punto dobbiamo ragionare. È questo qui che entra il ragionamento. E ci aiuta in questo ragionamento le proprietà delle radici che abbiamo visto, le radici di un prodotto. La radice di un prodotto è uguale al prodotto delle radici. Quindi scrivere questa roba qua è come scrivere radice di 3 per radice di 5 alla seconda, vedete, più radice di 3 per radice di 7 alla seconda, meno radice di 3 per radice di 11 alla seconda, vedete? Scomposizione in fattori primi, trasformazione dei numeri in prodotto di fattori primi, proprietà delle radici, cioè la radice di 3 per 5 alla seconda è uguale alla radice di 3 per la radice di 5 alla seconda, e così via. A questo punto io so, e anche qui subentra il ragionamento del concetto di radice quadrata come operazione inversa all'elemento di potenza al quadrato, posso eliminare questi quadrati con queste radici, vedete? Questo e questo. Quindi il risultato qui che cos'è? È radice di 3 per 5 più radice di 3 per 7 meno radice di 3 per 11. Siccome i matematici hanno le loro fissazioni,
Che cosa facciamo? Scriviamo questa roba qua applicando una proprietà che si chiama commutativa. L'abbiamo fatta il secolo scorso, quando eravate ancora elementari. Quindi, al posto di scrivere radice di 3 per 5, scrivo 5 radice di 3. Chiaro? E al posto di scrivere radice di 3 per 7, scrivo 7 radice di 3. È la stessa roba, Quindi, scrivo 5 volte la radice di 3 più 7 volte la radice di 3 meno 11 volte la radice di 3. 5 banane più 7 banane meno 11 banane. 5 più 7 è 12 banane, meno 11 banane, una banana. 5 noci di cocco più 7 noci di cocco meno 11 noci di cocco, una noce di cocco. 5 radice di 3 più 7 radice di 3, 12 radice di 3, meno 11 radice di 3, 1 radice di 3, ma 1 radice di 3 si scrive semplicemente radice di 3. Questo è il risultato. Il risultato della radice di 75 più la radice di 147 meno la radice di 363 non è nient'altro che la radice di 3.